Benvenuto amico, per il nostro secondo appuntamento settimanale. Ti ricordo che se vuoi video paranormali anche durante la settimana, lascia subito un mi piace e dal raggiungimento di 10.000 like entro questa domenica, otterrete video horror per tutti e 7 i giorni della prossima settimana. Ma ora iniziamo. E continuiamo subito con la storia di Mario Lara, che dopo tanti sacrifici è riuscito ad aprire un negozio di dolciumi e pignatta, ma sembra che qualcosa infesti quei luoghi. Nel caso però tu non ne sappia niente, corri subito a recuperare la prima parte della storia pubblicata nel video di ieri. Ed ora continuiamo. Come logico, la storia, con le varie prove paranormali, attirò subito molti curiosi in zona, compresi alcuni youtuber che si dedicano proprio a realizzare esplorazioni in luoghi infestati. Mark Cruz, vamos a entrar a este lugar donde han sucedido cosas paranormales. Vamos a vivir la experiencia y quizá podamos encontrar algo que pueda ser muy revelador. Vamos a hacer una transmisión en vivo y además aquí hay muchas más personas que también lo van a hacer. Tenemos el honor, gracias a Mario, de ser los primeros, así que vamos a iniciar esto. Anche se per molti quel posto si era trasformato in un luogo infestato, per Mario era ancora il suo negozio e per questo voleva riuscire a lavorare in pace. Così, con la speranza di riuscire a trovare la tranquillità dopo che lo sciamano aveva portato via la bambola originale, decise di far creare una copia identica. La nuova pignatta venne cosparsa anche con acqua benedetta e tutto sembrava essere tornato alla normalità, fino a quando il 21 novembre scorso le telecamere non ripresero questo. Qualcosa di invisibile sembra trascinar via la copia della pignatta. Così Mario ed un suo dipendente, osservando il tutto dal sistema di sicurezza, decisero di andare a controllare di persona, trasmettendo un altro video dal vivo che ha terrorizzato molti dei suoi spettatori. Ehi, ahí está, mira. Effettivamente. Yo no creo que tiene mucho que ver, la verdad es que no sé si me anime. ¡Ey, no me asustes! ¿Pasa bien? ¿Pasa? No me asustes, a ver, pero écheme luz. Ahí están las... Ahí está la mano, esa es la mano de mano. ¡Uy! No, no, no corran, no corran, no corran, no corran. No corran, no corran, sí, ya sé, ya sé. No pasa nada. No, ya, 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 ya. Échame luz. Esa es. Qué raza neta que tengo. Mira, chula, hijo de su madre. ¿Qué? Fíjate, no, sí la rompió toda. ¿La piñata? Sí, hoy. 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 Hoy, 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 hoy. ¿Qué onda? Dámela. ¿No? Sí, pero escucha cómo la sigo, qué onda. Hoy. Hoy está rascando. Hoy no hagan, no hagan ruido, ¿no? Hoy. Hoy. No, ya, ¿sabes qué? Te agacho esto. No, siéntate. Hoy, escucha, escucha. ¿Qué onda ya, pues? ¿Qué es? ¿Qué es, pues? No tengo ni luz, ¿ya? No. ¿Qué es, pues, ya? Mario ha continuato a condividere sul suo account di Facebook le costanti manifestazioni, fino a che non capì che l'unico modo per placare la presenza era recuperare la pignatta originale. Così, il 30 novembre, finalmente lo sciamano rispose ai suoi messaggi inviandogli una serie di coordinate in cui
gli assicurava che avrebbe ritrovato la bambola. Così, senza esitazione, Mario decise di avventurarsi in una zona semi-rurale, in piena notte. Mi dirijo a un punto donde me dijeron que podía encontrar la piñata. El día de hoy, en la tarde, me llegó un mensaje de WhatsApp donde asegura este muchacho que ya me va a entregar la piñata, pero que no me la puede dar en persona. Me dijo que me la había dejado acá en un punto. Me dijo que la iba a encontrar dentro de un carro. Aquí me marca el GPS, me voy a bajar para ir a buscar. Ahí está. Riesce a trovare la pignatta, gettata in un'auto abbandonata nel mezzo di un bosco. Quando torna in auto, però, non sembra più solo, ma qualcosa pare lo abbia seguito. Estoy más o menos fuera de... Estoy lejos del periférico. Más o menos acá a la altura de Matatlán. Ya traigo a la muñeca conmigo. Sí la encontré. Estaban, ya vieron ahí en el carro. Vamos a ver si las cosas se acomodan. Vamos a ver si las cosas se acomodan un poco. Hay baches, demasiados baches en este lugar. Está casi imposible de pasar. Il video che hai appena visto venne trasmesso in diretta lo scorso 7 di dicembre ed in molti si sono preoccupati per lui nei commenti. Mario però pubblica un post dove spiega di non aver sentito nessun urlo mentre guidava. La cosa che lo ha spaventato era un soffio nell'orecchio ed i brividi gli corsero lungo la schiena come se sapesse che dietro di lui, nascosto nell'oscurità, ci fosse qualcosa. Cosa? Che lo portò ad accelerare e danneggiare anche gravemente la macchina, che abbandonò poco dopo, continuando a piedi. Dopo poco anche il telefono si scaricò ed arrivò a casa al mattino seguente, quando chiamò un carrattrezzi per recuperare la sua auto. Dice anche di essersi spaventato, ma quello è il suo negozio nel quale ha investito tutto e non può abbandonarlo perché qualcosa di invisibile vuole decidere per lui. L'ultimo video, caricato da Mario, risale allo scorso martedì, 8 dicembre. Video fatto per un fornitore al quale stava facendo una lista dei prodotti di cui aveva bisogno in negozio. Nel video appare anche la pignatta appena recuperata, nella quale il fornitore notò subito qualcosa di strano. Ora,
guarda attentamente e dimmi se anche tu riesci a notarlo. Y... va a ser paleta payaso, una caja de paleta payaso y huevito pinto, una de huevito pinto, pulparindo dots, también, este barquillo pío con arabisco y... ay, la mano, ahí está. Lo hai visto? Sembra proprio che la bambola sposti lo sguardo verso la telecamera come fosse viva. Dunque, tu cosa ne pensi? Davvero uno spirito infesta la pignatta ed il negozio di Mario? O si tratta solo di una messa in scena ed un'astuta mossa di marketing per far conoscere il suo negozio di dolci? In ogni caso, questo è fino ad oggi l'ultimo post di Mario. Nel caso in cui la storia collezioni nuovi contenuti, ti terrò aggiornato. Le prossime due clip sono state caricate su TikTok. Nella prima, l'uomo che registra viene svegliato nel cuore della notte da Alexa. L'assistente vocale sembra entusiasta di parlare di una seduta spiritica senza che nessuno glielo abbia chiesto. A deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a séance. Improvvisamente produce una risata spaventosa e dice al ragazzo che possiede anche una capacità speciale che potrebbe piacergli. Hey. I have a skill you might like. What the f***? Anche se non è inusuale che Alexa proponga nuove funzionalità, è strano che lo faccia improvvisamente e nel cuore della notte. L'unità continua a parlare ed improvvisamente la porta della stanza si apre da sola. Wanna try it? Poi termina con un'altra strana risata, terrorizzando completamente il ragazzo. La seconda clip inizia con qualcosa che produce un rumore nel seminterrato. Si sente anche un cane che abbaia in lontananza. Chiaramente spaventato, ma intenzionato a capire cosa produca quel rumore in casa sua, il ragazzo tenta di avventurarsi nel seminterrato. Hello? Prova a mettersi in contatto ed i rumori cessano per un secondo, ma subito dopo si sente chiaramente il suono di qualcosa che sale di corsa su per le scale, come se tentasse di avventarsi sul ragazzo. Il cane continua ad abbaiare infastidito mentre il ragazzo scappa via e la clip finisce. Questi due video sembrano mostrare la chiara presenza di una qualche attività paranormale che infesta la casa dell'autore del video, ma che si tratti di qualcosa di reale o organizzato, questo spetta sempre a te deciderlo. Caccia delle alci, quando ha notato che si trovava molto vicino ad un grosso animale che si muoveva tra gli alberi. Pensava si trattasse di un orso, ma poi, ricontrollando bene, si trova davanti a questo. Nel video, infatti, si vede una grossa creatura pelosa che ne porta addirittura un'altra più piccola accoccolata sul petto. All'inizio risulta difficile distinguerlo perché il folto pelo si mimetizza con gli aghi degli abeti. Tuttavia, ad uno sguardo attento, si può vedere un grosso mucchio di peli neri. Probabilmente la creatura si sta riposando o ha notato anche lei il cacciatore e lo sta osservando. La grossa creatura è ben visibile e sembra quasi impossibile che il video sia stato modificato. Anche in questo caso però sta a te decidere di cosa si tratta. Se è un animale già conosciuto ma osservato da un angolo che lo fa sembrare qualcos'altro, se invece è una nuova specie ancora sconosciuta, o è la prova definitiva dell'esistenza del Bigfoot? Fammi sapere tu cosa credi con un commento. Ebbene amico, anche per questa settimana i video horror sono terminati. Se però hai ancora voglia di terrore,
lascia subito mi piace al video e recupera anche quelli pubblicati in precedenza. In ogni caso, noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!